L'Associazione Argonauta di Fano denuncia l'utilizzo della spiaggia di Torrette come pista da cross o fuoristrada. Questa azione, vietata dalla legge regionale, porta ad una conseguenza dell'impatto ambientale perché quel tratto di costa viene frequentato dal fratino, ovvero un uccellino che durante alcuni periodi dell'anno nidifica proprio lungo quella zona. Questa è una specie che nidifica e vive nelle spiagge. In questo momento non si trova qui, ma gli esemplari che nidificano in questa spiaggia sono nel sud Italia o in Africa, ma a breve torneranno indietro. È veramente una specie rara, cioè si parla di alcune centinaia di coppie in tutta Italia e con una grossa colonia, grossa tra virgolette, una trentina di covate, nella zona di Senigallia. Abbiamo riscontrato qui in spiaggia in questo periodo la presenza di mezzi, quindi diciamo moto da cross e SUV in spiaggia, proprio nel tratto in cui diciamo tra poco arriveranno i fratini per nidificare. La spiaggia infatti è tappezzata di cartelli dove viene elencato un vademecum su come comportarsi in caso di avvistamento. Tra queste, quello di non avvicinarsi al nido e di non seguire o toccare i pulcini, perché una volta nati scappano via dal nido e incominciano a girare con i genitori per la spiaggia, ma chiaramente non riescono a volare. Quindi il problema delle moto e dei mezzi è grave, perché mentre si riproducono oppure ci sono i piccoli, quei mezzi insomma li possono schiacciare oppure infastidire i genitori, che chiaramente scappano. E un altro problema possono essere anche i cani, inseguono pulcini oppure vanno sopra questi nidi di fratino e distruggono le nidiate. Argonauta, oltre a rivolgere un appello al controllo da parte delle forze dell'ordine preposte, lo fa anche a tutti quelli che avvistano le nidiate. Facile riconoscere i nidi perché formati da 3 o 4 uova sul suolo sabbioso. Importante, dicono, è quello di contattare subito l'associazione. Se trovate dei nidi, magari di contattare proprio l'associazione Argonauta, che sta seguendo il progetto. E noi provvederemo a posizionare appunto questi paletti per difendere la nidiata. E chiediamo rispetto perché è un animale raro, quindi chiediamo ai faniesi di essere sensibili, di essere attenti in questo tratto di spiaggia per salvaguardare la vita di questa specie.